cordiale buonasera dal TG6. Apriamo con la cronaca. È un sindacalista di 51 anni di Lanciano, l'uomo che oggi verso le 14.30 ha atteso l'arrivo del Frecciabianca proveniente da Taranto per morire sui binari. Una fine tragica per Marco Di Rocco, ex segretario provinciale della FIOM CGL, molto attivo nella sua provincia, sempre in prima fila nelle battaglie per il lavoro e recentemente per le elezioni comunali della sua città. Ultimamente però l'uomo non stava bene e appariva molto depresso. Dopo l'investimento per circa un'ora la linea ferroviaria adriatica è stata interrotta in entrambe le direzioni. Soltanto dopo la rimozione dei resti della vittima è stato possibile riaprire il binario. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia ferroviaria e quella scientifica per gli accertamenti. I treni in partenza e in arrivo dalla stazione centrale di Pescara hanno fatto registrare ritardi fino a 100 minuti. Dopo la ripresa del traffico alternato la situazione è tornata alla normalità attorno alle 16 con la riapertura di tutti i binari. Il Frecciabianca ha registrato un ritardo di 108 minuti, rallentamenti e ritardi fino a 100 minuti per 23 treni, tra cui Frecce, Intercity e regionali. Pochi dubbi sulla dinamica, il macchinista ha visto l'uomo fermo sui binari ma non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Proseguiamo e ora parliamo di sanità. Era stato annunciato dall'assessore regionale alla sanità il nuovo assetto del San Liberatore di Atri. Oggi c'è stata proprio la presentazione ufficiale davanti alla stampa per il presidio a seguito del nuovo piano sanitario regionale. Vediamo. È un momento importante perché abbiamo approvato un piano e una rete ospedaliera, un piano sanitario e una rete ospedaliera che dà ruolo, vocazione, destinazione e che credo che anche grazie al lavoro che è stato svolto da tutti i consiglieri regionali di Teramo, da partire da Luciano Monticelli a Sandro Mariani, all'assessore Dino Pepe, si sia costruito una programmazione in questa provincia con un ruolo di quattro strutture che oggi andremo a rappresentare e ad illustrare. Partiamo da alcuni punti. La salvaguardia puntuale della rete di emergenza e urgenza. Quindi il ruolo dei pronti soccorso, ma evidentemente anche il ruolo delle postazioni poi sul territorio. In secondo luogo una classificazione dell'ospedale che è molto oltre un ospedale di base, come presto verrà illustrato, perché ha tante discipline e reparti. In più, terzo luogo, un ruolo molto importante perché vogliamo accrescere il know-how e la qualità delle nostre prestazioni e quindi il know-how dei nostri operatori per mettere al centro il cittadino. Questo significa che questo piano mette nelle condizioni ciascuno dei presidi ospedalieri e soprattutto i tre classificati come ospedali di base di avere ognuno una sua destinazione e potersi in qualche modo destinare a certi tipi di prestazioni. Lavoreremo molto, baderemo molto al know-how, alla qualità, agli esiti delle cure per mettere al centro il cittadino. È giunto a scadenza di mandato l'amministratore unico dell'ACA, Vincenzo Di Baldassarri, che ha portato all'Assemblea dei Soci il suo terzo bilancio. Il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, in disaccordo con il modus operandi attuale, chiede che ci sia un rinnovamento dei vertici che porti a una maggiore attenzione per la manutenzione della rete idrica su tutto il territorio. Il servizio di Alfredo Primante. I conti sono in ordine, ma la manutenzione della rete e i problemi sul territorio sono rimasti irrisolti. Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, torna ad attaccare la governance dell'ACA, la società che gestisce l'erogazione idrica in molti comuni del Chietino e del Pescarese. Luciani, per la seconda volta, non ha votato il bilancio presentato dall'amministratore unico Vincenzo Di Baldassarri all'Assemblea dei Soci. Di Baldassarri che è arrivato a scadenza di mandato e che potrebbe anche ricandidarsi alla guida dell'ente. Luciani spiega che serve un rinnovamento vero della governance che ha sì risanato i conti ma che ha accumulato anche utili a discapito della qualità del servizio offerto. Fino a stamattina abbiamo avuto un ulteriore problema, per fortuna risolto grazie al tempestivo intervento di operai ACA, però un problema che si è determinato per un distacco di fornitura di energia elettrica laddove ci dovrebbe essere un generatore, non c'è. I generatori non ci sono, però ci sono 10 milioni di euro di utile portati nel bilancio ACA, di cui la metà versati in tasse dello Stato, e quindi io da oggi sono consapevole che la mia bolletta dell'acqua è andata a finire in tasse per lo Stato, ma non per investimenti sul territorio. Qualcuno sui giornali ha rievocato il partito dell'acqua, che certo non ricorda bei momenti per quanto riguarda l'ACA.
A quel qualcuno dico una cosa, che c'è stata un'assemblea nella quale io mi sono battuto ferocemente, veramente contro un leone con la vecchia governance. Quindi chi parla del partito dell'acqua con me proprio sbaglia soggetto, perché sono stato uno dei pochi in quell'assemblea con un grande sforzo a ottenere il cambio ai vertici dell'ACA. Da questo punto di vista però la nuova governance dice abbiamo risanato il bilancio, i debiti. Ma sì, è come se io nel 2011, entrando nel comune di Francavilla al Mare, trovando la situazione che ho trovato, avessi dichiarato il dissesto. Lì ci sono figure dirigenziali, c'è una struttura che non funziona bene e che anzi in questi 2 anni è andata peggiorando. Questa è la verità e vi ripeto, i problemi ce li abbiamo ancora oggi sul territorio. Ma farei questo sondaggio sui cittadini, ma secondo voi l'ACA funziona o no? Sono in arrivo 12 milioni di euro per l'area interna Valfino Vestina, seconda area interna ad essere deliberata dalla Regione Abruzzo. Ed oggi inizia il percorso che impegnerà i 19 comuni dell'area nella redazione dei progetti definitivi. Il servizio. Sanità, scuola e trasporti, 12 milioni di euro per la Valfino Vestina, che è la seconda area individuata dalla Regione Abruzzo nell'ambito della strategia nazionale delle aree interne avviata dall'ex ministro della coesione Fabrizio Barca. Questa mattina l'assessore alle aree interne Andrea Gerosolimo e il consigliere delegato della presidenza Luciano Monticelli hanno illustrato la delibera approvata dalla giunta davanti ai 19 sindaci che fanno parte dell'area Valfino Vestina. In ballo ci sono 12 milioni di euro per il miglioramento dei servizi offerti sul territorio. Inizia un percorso che, se tutto va bene, io sono sicuro che tutto andrà bene, ci condurrà alla sottoscrizione dell'APQ, io credo nel giro di, spero, un anno. L'area pilota, il Basso San Grotrigno, probabilmente arriverà a sottoscrivere l'APQ entro quest'anno. Io sono convinto che i sindaci, come hanno già dimostrato durante questi mesi, sapranno raccogliere la sfida, perché è una sfida importantissima, non possiamo perdere questa occasione per le aree interne. Questi fondi serviranno anche a sanare però delle grandi criticità che ci sono. Ma ci sono sul master plan, sì, perché per esempio sulle criticità della viabilità la Valfino sarà risolverà un grosso problema, perché sia Bisenti sia Arsita, sulla 365 sono grossi problemi. Ci sono dei paesi che stanno scomparendo, naturalmente fare un polo scolastico, faccio l'esempio, potrebbe essere il mantenimento dei genitori giovani che vogliono rimanere in quei poli, perché non più può reggere un paese dove ci sono una scuola di 10 bambini, ma se 3 comuni si mettono insieme probabilmente quei 40-50 bambini possono avere una scuola di area. Combattere il clientelismo nelle nomine e nel conferimento di incarichi all'interno della Regione Abruzzo e degli enti strumentali. E questo è l'obiettivo della proposta di legge del Movimento 5 Stelle, denominato proprio Antiparentopoli. Il primo firmatario è il consigliere regionale pentastellato Riccardo Mercante. Sentiamo. Questa proposta di legge si pone come obiettivo di combattere le assunzioni clientelari da parte dei politici. Noi con questa legge vogliamo dire stop a questo malcostume, quindi basta all'uso personale dell'istituzione, quindi come bancomat a livello parentale. E secondo poi vogliamo ridare la giusta valenza agli aspetti meritocratici, alle pari opportunità di accesso per tutti negli incarichi dirigenziali. Stesso discorso vale anche per i gruppi consigliari, dove vediamo che ci sono quasi intere dinastie che governano, che stanno nei loro ruoli politici. Secondo noi è un vulnus, perché allargando la platea e puntando quindi sulle competenze, noi possiamo rendere la macchina amministrativa più efficace e più efficiente. Quali sono gli strumenti che mette in campo questa proposta di legge? Lo strumento, diciamo, principe della proposta di legge è quello di vietare il conferimento di incarico e nomina a parenti dei consiglieri regionali, quindi a coniugi, anche agli assessori, fino al quarto grado.
Torniamo a parlare di cronaca, perché c'è un indagato per omicidio colposo nell'ambito dell'inchiesta per la morte di Aldo Di Monte, il 32enne rugbista di Tortoreto deceduto mercoledì mattina lungo la bonifica del Salinello. L'incidente mortale, infatti, non è stato causato dallo scoppio di una gomma, come emerso in un primo momento, ma lo scooter si è toccato nella semicurva con un'auto. Alla guida un 78enne di Sant'Egidio alla Vibrata, che mercoledì sera si è presentato spontaneamente ai carabinieri per raccontare l'accaduto. Auto e scooter, ha raccontato l'uomo, si sono toccati in semicurva prima dell'ingresso nel centro abitato di Salino. Inizialmente l'anziano ha pensato che lo scooterista si fosse allontanato, ma non immaginava che lo stesso fosse morto sul colpo, poche decine di metri più avanti, dopo essere finito contro un ponticello e una colonna di cemento armato. Il 78enne ha sostituito la gomma forata e ha proseguito. Solo nel pomeriggio, quando è andato dal carrozziere per far valutare i danni causati dell'incidente, ha scoperto cosa fosse accaduto. Immediatamente si è recato alla stazione dei carabinieri di Sant'Egidio ed ha raccontato tutto. Come atto dovuto nei suoi confronti è scattata la denuncia per omicidio colposo. È stata informata la procura, mentre la sua vettura è stata sottoposta a sequestro in attesa di ulteriori accertamenti. Torniamo a Pescara. La Camera di Commercio, nell'ambito della manifestazione Mediterranea, è stato organizzato un B2B tra imprese agroalimentari abruzzese e importatori marocchini. L'obiettivo è quello di aprire nuove vie di commercio con il paese nordafricano per le eccellenze dell'agricoltura abruzzese. Ci dice tutto Paolo Renzetti. Nell'ambito di Mediterranea si tiene oggi in Camera di Commercio di Pescara questo importante appuntamento, un appuntamento che vuole vedere questo gemellaggio tra l'Abruzzo ed il Marocco, un incoming. Di cosa si tratta in particolare? Ho la fortuna di avere con me una delegazione molto importante di imprese marocchine e del settore agroalimentare. Perché no, cominciare questo scambio proprio dalla cucina per poi arrivare a degli scambi commerciali, degli scambi insomma che speriamo siano sicuramente proficui per tutte e due le controparti. E il Marocco è molto interessato ai prodotti, alle eccellenze italiane, un paese molto attento alla qualità, quindi sono veramente sicura che ci sono tutti i presupposti insomma, per una collaborazione sicuramente importante. Abbiamo ricevuto delle delegazioni di operatori marocchini, abruzzesi in Marocco, e siamo comunque sempre aperti insomma come Camera di Commercio, ma è un crescendo, diciamo. Saremo veramente molto contenti di questa partnership tra i nostri paesi. E poi c'è una mancanza, un vuoto per quanto riguarda l'interesse delle aziende italiane, soprattutto in queste zone del sud Italia, centro d'Italia. Abbiamo tantissime aziende italiane presenti nel mercato marocchino, ma sono, maggior parte sono del nord dell'Italia. Invece i prodotti di queste zone sono dei prodotti di altissimo livello. Secondo il quotidiano Huffington Post, tra i 12 migliori posti al mondo in cui andare a vivere o ritirarsi in pensione comparirebbe l'Abruzzo, e comparirebbe proprio al quinto posto. Ci dice tutto Elisa Leuzzo. Il quotidiano online statunitense esalta le spiagge dorate e le maestose montagne abruzzesi che caratterizzano la regione, e tra i 12 migliori posti al mondo in cui vivere, l'Abruzzo guadagna il quinto posto. L'articolo rimarca come nel corso degli anni non ci siano stati drastici cambiamenti nel modo di vivere delle persone che popolano la regione e che hanno mantenuto usanze e costumi di centinaia di anni fa, mantenendo quindi inalterata la qualità della vita. In Abruzzo, secondo l'Huffington Post, anche i giovani conservano abitudini legate al passato. Molti ragazzi, piuttosto che giocare col computer, preferiscono divertirsi all'aperto, come accadeva decine di anni fa. Dal punto di vista della sicurezza, la regione Abruzzo fa registrare un primato. Il crimine ha un'incidenza molto bassa tra le regioni del centro Italia. Nell'articolo del quotidiano statunitense, inoltre, si esalta l'importanza della qualità del cibo, che anche nei ristoranti o trattorie abruzzesi è rigorosamente cucinato come usava fare la nonna in casa.
Secondo la ricerca del blog, una coppia di anziani potrebbe andare in pensione vivendo con appena $2,000 al mese, compreso l'affitto e senza farsi mancare niente. Inoltre, il quotidiano mette in evidenza i 4 parchi naturali sul territorio abruzzese, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco della Maiella e il Parco regionale Sirente Velino. Sottolinea i collegamenti autostradali tra i parchi, le località costiere e le più frequentate stazioni sciistiche, citando Campo Felice, Roccaraso, Ovindoli e Sulmona, eletta tra le 15 città d'inverno. L'articolo e la ricerca dell'Huffington Post chiude ricordando che l'Abruzzo è la scelta ideale per chi cerca un posto di qualità dove vivere o andare in pensione. Bilancio positivo per il Teatro Stabile d'Abruzzo, che ha chiuso la passata stagione con 65.000 presenze. Ci dice tutto Germana D'Orazio. Una stagione teatrale straordinaria, un titolo che non pecca certo di falsa modestia, quello scelto dal Teatro Stabile d'Abruzzo per l'incontro durante il quale sono stati illustrati i risultati amministrativi ed artistici della stagione 2015-2016 e nei primi 6 mesi di gestione della nuova presidente del TSA, Nathalie Dompé, la 28enne erede dell'impero farmaceutico da anni presente all'Aquila. Tra i risultati esibiti, gli oltre 60.000 spettatori, i tour mondiali della produzione targata TSA, ma anche la riorganizzazione della macchina e la razionalizzazione dei costi. Da questo punto di vista abbiamo riguardato lo statuto, abbiamo riguardato tutta la parte per preparare, aprire il teatro ad investimenti privati, a altri tipi di finanziamenti anche a livello europeo, abbiamo dato tutti i termini di trasparenza, anticorruzione, abbiamo inserito un codice etico, abbiamo responsabilizzato gli organi con sistemi di organizzazione, di controllo, di gestione. Abbiamo cercato di fare tutto il possibile da un punto di vista di regolamentazione in maniera tale che oggi possiamo dire che siamo aperti a fare quel lavoro enorme che andrà fatto per portare il teatro ad essere competitivo anche domani. Grandi risultati assicura il direttore Dalatri anche sul fronte artistico, invitando a leggere i numeri. La stagione teatrale aquilana 2015-2016 ha infatti registrato 10.683 spettatori, il teatro Ragazzi in Abruzzo 2015-2016 6.348 spettatori. Le recite effettuate dal 28 luglio sono state 161 e in totale gli spettatori per le produzioni del TSA sono stati nel 2015 ben 65.678. È già disponibile per il 92% del territorio il servizio di collegamento internet in fibra ottica nel comune di Francavilla. I lavori sono stati completati in 2 mesi. Solo 3 armadietti in zona Piattelli e a Fontechiaro non hanno ricevuto l'aggiornamento. Vediamo. 1 milione di euro di investimento, 9.000 abitazioni raggiunte, il 92% del territorio coperto. A Francavilla sono stati completati i lavori di posa della fibra ottica da parte di TIM, che è pronta ad offrire il suo servizio a cittadini ed imprese con un collegamento veloce internet fino a 100 megabit in download. È un grosso passo avanti rispetto alla rete tradizionale che arriva a velocità di 20 megabit al secondo, e quindi è chiaro che offre tutta una serie di opportunità sia alle aziende per tutti i servizi che sono a disposizione per il business, tipo il cloud computing, sia ai privati cittadini per utilizzare delle applicazioni che oggi viaggiano a velocità di 4 volte, 5 volte più basse. Parliamo anche di gaming online, download di contenuti musicali ad alta velocità, download di film in 3D e in HD. Per le aziende parliamo soprattutto di servizi legati alla trasmissione di dati, immagini ad alta velocità, cloud computing. Ci sono servizi per la pubblica amministrazione, la videosorveglianza del territorio per esempio, molto importante, che con questa piattaforma consentono una ricezione di immagini in tempo reale, cosa che prima era ovviamente differita. Francavilla dunque si appresta a diventare una smart city con il comune che annuncia nuovi servizi. Già si comincia a pensare a un sistema di videosorveglianza, ma comunque ad anche altri servizi che potremo noi direttamente come ente o usufruirne e quindi anche avvantaggiare i nostri cittadini con l'utilizzo di servizi che poi noi potremmo offrire ad alta velocità.
Domani presso la sala polifunzionale della provincia di Teramo sarà proiettato il docufilm In Fausto Pianeta, interamente girato tra i boschi del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Vediamo. L'esperienza di teatro spettacolo ormai conosciuta nel teramano e non solo, direi, l'esperienza nei parchi della notte delle paure diventa un film. Sì, io sono particolarmente felice e soddisfatto di questo evento, anche perché diciamo che a questo punto, dopo 23 anni, la notte delle paure, oltre ad avere un respiro territoriale, locale, provinciale, regionale, a questo punto diventa nazionale ed internazionale. Per questi 23 anni abbiamo lavorato con passione in questo progetto. La notte delle paure nasce proprio come recupero di materiale orale dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, e nel tempo l'abbiamo voluto riportare sui nostri boschi, quindi con i registri, soprattutto con il laboratorio teatrale, che diciamo è una nostra chicca in questo senso, perché si lavora sul posto, si conoscono i posti e si ambientano le scene sui posti, abbiamo riportato le storie dei nostri avi, dei nostri antenati, quindi siamo contentissimi di questo epilogo che abbiamo raggiunto fino adesso. Oggi l'anteprima, poi sabato 30 luglio la proiezione nella sala polifunzionale della provincia di Teramo. Parliamo del film. Il film è un documentario girato nel 2014 durante, per appunto, il Festival delle Paure, girato da Matteo Gozzi e Valerio Serafini, su un'esperienza teatrale di Sinestesia Teatro di Gianluca Bondi, del regista di questa compagnia che è Gianluca Bondi. Il documentario parte con una prima, come dire, presentazione delle diverse componenti di questo laboratorio, dello spettacolo, e poi segue, come dire, un intreccio tra la preparazione dello spettacolo e lo spettacolo stesso. In Fausto Pianeta perché? Allora, in Fausto Pianeta perché si, innanzitutto, beh, la parola che il nome che compare per primo è Faust, quindi, come dire, il documentario e lo spettacolo riprendono l'opera di Faust di Goethe. È il lutto nel mondo del giornalismo abruzzese per la scomparsa di Pasquale Pacilio, storico direttore di Rete 8. Tantissimi messaggi di cordoglio da parte di cittadini e istituzioni, e si unisce anche la famiglia di TV6 proprio a questo messaggio. Vediamo. Si è spento questa notte a seguito di una terribile malattia il nostro direttore Pasquale Pacilio, colonna portante dell'emittenza privata abruzzese. Lascia un vuoto incolmabile nel mondo dell'informazione regionale. È così che la redazione di Rete 8 annuncia la triste notizia, quasi una lettera a cuore aperto per ricordare il suo ruolo portante, la sua storia lavorativa e anche quella umana. Pasquale Pacilio è morto a 67 anni, la sua storia in Abruzzo inizia alla fine degli anni 70. Originario di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, diventato uno dei padri fondatori dell'emittenza locale, è stato direttore di Telemare e successivamente di Rete 8. Di lui la redazione ricorda le spiccate doti caratteriali, definendolo straordinario anchorman capace di conciliare sapienza e ironia. Storiche le sue interviste a personaggi della cultura e della politica, tra i quali Remo Gaspari. Tantissimi messaggi a lui dedicati da telespettatori e uomini della politica regionale. Il governatore della regione scrive di lui: apprendo con sgomento e profondissima tristezza della scomparsa di Pasquale Pacilio. Egli è stato un elemento fondamentale per la modernizzazione e la crescita della consapevolezza nella nostra regione. Ha fatto conoscere la dimensione del dibattito e le classi dirigenti a tutte le famiglie, entrando nelle case degli abruzzesi con il garbo e la simpatia che tutti gli riconoscevano. La sua scomparsa è una notizia che addolora l'intera regione e tutto il mondo dell'informazione. Pacilio ha raccontato e promosso l'immagine della nostra regione per 40 anni, contribuendo in maniera significativa alla nascita delle televisioni private. Così scrive il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. Ad intervenire anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta, che lo definisce esempio di professionalità e umanità. Cordoglio anche da parte della senatrice Stefania Pezzopane, il consigliere regionale Lorenzo Sospiri, il parlamentare Gianni Melilla, le associazioni ambientaliste che sottolineano la sua sensibilità ai temi proposti. E poi messaggi dal sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, e da quello di Montesilvano, Francesco Maragno. Una lunga carriera che lo ha reso familiare in tutta la regione, al quale tutti
tutti vogliono rivolgere un ultimo pensiero. La sua ultima apparizione in uno dei suoi format di successo, lo speciale Elezioni del giugno scorso, già alle prese con la malattia, ha condotto la trasmissione per diverse ore con la consueta professionalità e competenza. Lascia la moglie Giulia e i tre figli, Massimo, Marco e Silvia. I funerali si svolgeranno domani, sabato 30 luglio, nella cattedrale di San Cetteo a Pescara alle 10:30. Ed ora cambiamo argomento. Dal 5 al 7 agosto torna l'appuntamento con l'incontro di folklore internazionale di Penna Sant'Andrea, giunto quest'anno alla sua 40ª edizione, uno dei più importanti appuntamenti del folklore internazionale, sicuramente in Abruzzo quello dalle origini più antiche. Vediamo. A Penna Sant'Andrea torna la 3 giorni di musica, danze e tradizioni popolari. Dal 5 al 7 agosto parteciperanno quest'anno gruppi di Serbia, Bolivia, Cuba e provenienti da diverse regioni italiane, Campania, Sicilia, Piemonte, Puglia e Lazio. Quest'anno il nostro incontro di folklore giunge alla quarantesima edizione. Dal 1976 a Penna si porta avanti la tradizione del folklore. Anche quest'anno quindi 3 serate dedicate alla musica e al divertimento. Il festival partirà il 5 agosto con l'orchestra del Saltarello, quindi musiche abruzzesi per tutta la sera, e la serata sarà aperta dal Laccio d'Amore degli anni 70, quindi davvero un evento per Penna Sant'Andrea. Proseguiremo il sabato con la consueta notte folk fino ad arrivare a domenica, una giornata ricca quella di domenica, perché si partirà alle 11 con la Santa Messa a cui parteciperanno tutti i gruppi in costume. Continueremo alle 17 con la sfilata, per finire alle 21 con il consueto incontro di folklore che vedrà alternarsi gruppi popolari provenienti dalla Serbia, da Cuba, dalla Bolivia, dal Piemonte, dalla Sicilia, e che terminerà come di consueto con il Laccio d'Amore. Alla 3 giorni non mancheranno le degustazioni? Certo che no, durante questi 3 giorni infatti ci sarà la sagra del pane casereccio con tanti prodotti tipici, quindi oltre a degustare pane casereccio avremo anche un'esposizione di vari strumenti musicali caratteristici del nostro territorio. Ed ora il calcio, con la notizia che salta la presentazione ufficiale del Pescara di Massimo Oddo allo stadio Adriatico, in programma per sabato prossimo, 6 agosto alle 20:30. La prevista gara fra i biancoazzurri e gli spagnoli del Celta Vigo non si potrà disputare nell'impianto di Via Pepe, in quanto la rizzolatura del manto erboso effettuata in queste ultime ore non permette l'utilizzo del campo nei giorni seguenti, per non comprometterne la migliore ricrescita. A renderlo noto è l'amministrazione comunale di Pescara, che con di rendere fruibile l'impianto per l'esordio in Coppa Italia il 13 agosto. A questo punto il Pescara è alla ricerca di un campo di gioco alternativo per far disputare regolarmente la partita con la formazione iberica che gioca nella Liga Spagnola. Fra gli impianti abruzzesi che potrebbero ospitare la gara ci sono il Patini di Castel di Sangro in provincia di L'Aquila e il Bonolis di Teramo. Parliamo ancora di Pescara. Nella terza uscita di stagione, ieri nel ritiro di Palena ha rifilato 5 gol al San Nicolò, formazione del campionato di Serie D, doppietta del Ressole Nicastro e gol di Verri. Adesso ci ascoltiamo l'intervista a Francesco Zampano. Vediamo. Francesco Zampano, piena preparazione per il Pescara, ci sono queste amichevoli, si avvicina il campionato, si avvicina anche la sfida in famiglia con tuo fratello. Vi ritrovate in Serie A dopo essere stati protagonisti l'anno scorso in Serie B? È sempre bello comunque sfidare il fratello gemello, quindi sarebbe davvero una bella emozione, come comunque in questi 2 anni che ci siamo scontrati. E niente, noi siamo partiti 2 o 3 settimane fa. Ce la stiamo mettendo tutta, stiamo lavorando, siamo un gruppo giovane, dovrebbero arrivare altri pedine importanti, comunque noi stiamo lavorando bene, quelli nuovi stanno capendo comunque quello che il mister ci sta chiedendo e niente, ce la mettiamo tutta. Un Pescara che, come ha detto più volte Massimo Oddo, vuole e deve mantenere la sua identità, che è quella di fare sempre gioco. No, quello sicuramente, la Serie A è un altro gioco rispetto alla Serie B. E ne siamo tutti consapevoli, noi dobbiamo cercare di giocare con umiltà e sicuramente non saremo una squadra tra virgolette cuscinetto come per far punti agli avversari, ma cercheremo di dar tutto noi stessi.
andiamo come te pian piano e speriamo di arrivare al primo campionato comunque con carichi e motivati, soprattutto anche perché molti non hanno mai giocato in Serie A, quindi saremo tutti motivati e con una gran voglia di dimostrare anche in Serie A quello che abbiamo dimostrato in Serie B. Ultima, Francesco, si parla tanto dell'arrivo di questo attaccante, si fanno tanti nomi, tra questi quello di Osvaldo, un giocatore importante che se dovesse arrivare rappresenterebbe davvero un tassello molto importante per il Pescara. Vabbè, sicuramente Osvaldo tutti penso lo conoscano, come anche gli altri che sono stati accostati. Vabbè, io sinceramente non guardo chi dovrebbero prendere, adesso pensiamo a noi, abbiamo un tacco, ci abbiamo Manà, comunque anche se giovane è un promettente tra virgolette, e ha caratteristiche simili alla Padula, comunque grintoso, ha voglia di dimostrare. E niente, vediamo in questi giorni come va, poi sicuramente prenderanno altri giocatori importanti. Ora scendiamo in Lega Pro, ieri amichevole anche per il Teramo che ha battuto di misura l'Avezzano allo stadio dei Marzi. Ora ci andiamo a ascoltare le interviste ai due allenatori. Ho sentito qualche leggero apprezzamento dopo la partita di Pescara, ma non gli do assolutamente peso. Oggi siamo venuti qui a fare un allenamento importante contro una squadra che dà sempre il massimo e infatti è stato difficile, però è stato un buon allenamento, abbiamo cercato di fare le nostre cose e quindi questa è la cosa più importante. Non abbiamo subito infortuni e quindi è una crescita assoluta verso quello che sarà il 28 agosto, anche se noi tra tre giorni ci giochiamo già una partita ufficiale contro una delle migliori squadre della Lega Pro. Il fatto che le gambe siano imballate è un buon segnale da un certo punto di vista. Si è visto oggi Carraro che ha fatto vedere qualcosina. Beh, Carraro è un giocatore importante per noi, è quel giocatore che è un centrocampista che con qualità tecniche che ci deve dare quell'imprevedibilità sia per le sue giocate sia per la sua posizione in campo. E poi come in tutte le partite che saranno, in tutti gli allenamenti, ci sono state delle buone cose ed altre assolutamente da correggere, ma va bene così, insomma, ho detto prima che è una tappa assolutamente importante per conoscerci, per migliorarci e quindi va bene. Pino Tortora, c'erano tante assenze, squadra al lavoro da tre giorni, però buone indicazioni in questo test. Sì, no, buone indicazioni, noi non ci aggrapperemo alle assenze mai perché fa parte del gioco. Va bene, sì, sono contento, siamo moderatamente soddisfatti, è chiaro che dopo 3-4 giorni, però già ho visto lo spirito della squadra, l'atteggiamento e anche una buona organizzazione difensiva, quindi ci fa ben sperare. È un campionato che la Valzano vuole vivere da protagonista, queste sono le parole del Presidente. Ma se mi dice lei chi dall'Africa alla Svezia non vuole vivere da protagonista e fa questo mestiere. Da avanguardia, cioè buona classifica. Il presidente dice altre cose, il presidente dice che lui lo vuole vincere e non va bene mai nel calcio, però diciamo, a parte le battute, noi ci stiamo attrezzando e stiamo lavorando per dare grandi soddisfazioni, Poi vincere nel calcio è una parola terribile, ok? E gliela lasciamo pronunciare agli altri. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nelle edizioni delle 14. Buonanotte.